ore 4. GR1. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Roma alle 3.30 circa. La scossa ha fatto tremare i palazzi della capitale. Il sisma ha avvertito anche in Abruzzo e nel centro Italia. In particolare all'Aquila la gente sarebbe scesa in strada. Secondo le notizie giunte finora in redazione, alcuni palazzi sarebbero stati lesionati. Secondo fonti della Protezione Civile, il sisma è stato pari a una magnitudo 6,7 della scala Richter. Rai GR1. In apertura la notizia della notte, la notizia della forte scossa di terremoto che ha coinvolto la zona dell'Aquila alle 3.35. È stata una forte scossa tra l'ottavo e il nono grado della scala Mercalli. Si parla di morti, si parla di feriti. Ci dici? Forse lo sentirete dal rumore, sono a pochi chilometri dalla città abruzzese. Vi devo dare purtroppo notizie di crolli, soprattutto la zona centrale, il centro storico dell'Aquila, via 20 settembre, la zona di Fonte Secca, immagini raccapriccianti. Buongiorno dal CIS, viaggiare informati. Apriamo con la situazione in provincia dell'Aquila dopo la forte scossa di terremoto registrata questa notte intorno alle 3.30. Per consentire una verifica tecnica si è resa necessaria la chiusura della Roma L'Aquila Teramo tra Torni in Parte, L'Aquila e da Sergi. L'autostrada è chiusa. I morti accertati per questa tragedia dovrebbero essere 13. Non è possibile però tracciare adesso un bilancio, molte persone sono disperse, molte sono ancora sotto le macerie. C'è bisogno di un'ambulanza perché c'è una donna, è stata interessante, che si sente male. Luciano, mi senti? Sì, sto sul tempo, ci sono davanti alla casella, imbottigliato, un macello. Non ci riesci ad arrivare alla prefettura, vedete se è crollata veramente, se ci dai questa conferma. Come ci arrivo, Mori? Come ci arrivo? Un macello, qua ogni metro che faccio, la gente che si butta sopra una macchina che mi dice le cose. Come ci arrivo là? È un disastro. Dove? Al primo piano del nostro palazzo c'è una signora che è rimasta chiusa dentro, la vedo qua, strilla. Dove? È via 20 settembre 52, sotto la mensa universitaria. Carabinieri. Allora, noi siamo due ragazze, siamo sotto la scrivania, vi prego venite a prendere. Dovete uscire fuori da casa, che fate sotto la scrivania? Piano, siamo al secondo piano, ci sono le macerie, è crollata la volta, le portone. Proprio vicino appunto a questo terribile spettacolo di una struttura che praticamente è collassata davanti su se stessa e intorno alle 3.40 di stanotte. Giancarlo, quanto a vittime, feriti, dispersi, tu hai le notizie che... Dati purtroppo non ci sono, perché ovviamente io ho parlato con le singole persone interessate che naturalmente non possono fornire un quadro di insieme. Certamente lo spettacolo è desolante e quello è forse, ecco, un simbolo di questa disgrazia sono anche gli studenti che io vedo davanti a me, che stanno facendo le valigie in tutta fretta, chi può prende la macchina e non si fermano neanche a parlare, sono terrorizzati da quanto hanno vissuto stanotte. Mobilizzato per inviare aiuto alla zona del terremoto che sta madrugada ha sacudito il centro del paese, los equipos de rescate trabajan contra reloj tratando de encontrar supervivientes bajo los escombros. Según los últimos datos podría haber hasta un centenar de muertos y decenas de desaparecidos. Come rusa il sole frizza ore, tu treno messe porte te lontà, a chi passea miglior che vive, su core chiusse luce arriva, e me vai lea, e me dice, che se volea la vicina, e me vai Cristo cresce,